La collaborazione delle aziende e delle associazioni di categoria a questo progetto è una collaborazione preziosa che ha visto da subito una grande disponibilità, una grande sensibilità da parte degli imprenditori nel poter rilevare nelle attività produttive le emissioni di CO2 e capire con loro come mettere a punto un piano, un programma di compensazione delle emissioni di CO2 a partire dalle emissioni di carbonio. Questo rientra in un progetto più complessivo del Comune di Perugia, cioè quello di innalzare la produzione di energia pulita attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche attraverso l'efficientamento energetico a partire dal settore delle edilizie, delle attività produttive in genere. Questa è la grande sfida che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi comunitari. Questo è un progetto che nasce dal tavolo di Agenda 21, è stato dalle associate Confapi, Confartigianato, Confindustria, CIA, perché si vuole avere un'analisi dell'impatto del territorio, ovviamente avere 10 aziende, soltanto un punto di partenza, soprattutto per creare una metodologia comune che possa essere applicata a tutte le diverse tipologie di processi, di attività svolte nel territorio. Quello che sarebbe interessante è avere più aziende che collaborino a questo progetto fornendoci i dati. Il referente può essere il dottor Marchetti, che è coordinatore del tavolo Agenda 21, oppure fa riferimento al centro, al CIRIAF, Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento Agenti Fisici, Università di Perugia, professora Asdrubal, io con il sottoscritto, ingegnere Presciutti, potete trovarlo anche sul sito dell'università, i miei recapiti del professore, sono tutti ben accetti, perché più informazioni si hanno e più si ha un quadro statisticamente esaustivo per dare una risposta alle finalità del progetto. La metodologia richiede innanzitutto una serie di input fondamentali in termini di consumi energetici, quindi consumi di energia elettrica, consumi di metano, gasolio, ma non solo, anche di sapere qual è la modalità di trasporto degli addetti alle diverse aziende, che macchina usano, quali sono i loro consumi, il percorso medio e soprattutto le risorse, cioè quelle, le materie prime da dove provengono, quali mezzi di trasporto utilizzano e qual è la loro scelta dell'azienda e perché hanno scelto quella determinata materia prima proveniente da quella determinata zona. Il tutto viene rielaborato per dare un numero che è l'anidride carbonica e soprattutto dare, suggerire alle aziende stesse una modalità per ridurre questo impatto in termini di opere di mitigazione, quindi ridurre con impianti ovviamente a fonte rinnovabile oppure di migliore efficienza di combustione dei processi di trasformazione e infine di compensazione, ossia per esempio bonificando delle aree con vegetazione che può ridurre, assorbendo anidride carbonica, questo impatto.